Chi conosce gli scritti di Padre Pio sa che un giorno Cleonice Morcaldi gli chiede: «Padre, tu soffri durante la messa?» E Padre Pio rispose: «Soffro come Gesù sulla croce, per quanto è possibile ad umana creatura». Questa frase ci fa riflettere e comprendere che quando il sacerdote si avvia a celebrare il sacrificio eucaristico, dice Padre Guglielmo Alimonti nel suo testo, che ci sta accompagnando ormai dal 14 settembre scorso, con l'inizio della novena in preparazione alla festa liturgica di Padre Pio, dice: quando il sacerdote sale all'altare è come se salisse sul Calvario, perché lì va a rivivere la passione di Gesù. La celebrazione della Eucaristia non è soltanto fare memoria di Gesù, ma di ogni parola e di ogni gesto della sua vita e della sua morte e risurrezione e della promessa del suo ritorno. Queste considerazioni di Padre Guglielmo Alimonti ci fanno meglio comprendere il rapporto tra Padre Pio e l'Eucaristia, il rapporto tra Padre Pio e la celebrazione della Messa. Lì Padre Pio viveva veramente il Calvario. Soffriva, come ha detto, tutti i patimenti della croce e della crocifissione di Cristo per quanto è possibile ad umana creatura. Quindi Padre Pio non era un extraterrestre, un alieno, no, era un uomo pienamente uomo che soffriva nella sua umanità e nel suo essere creatura gli stessi patimenti di Cristo per grazia di Cristo e per dono di Dio Padre. E ciò che più la gente ricorda di Padre Pio è appunto la sua sofferenza, le sue stimmate, la sua capacità di essere con Cristo sull'altare. Tutti quelli che hanno assistito alla celebrazione della Messa di Padre Pio ne restano ancora oggi innamorati e esterrefatti, e tra questi tanti sacerdoti. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!